Il buono e il bello dei Greci, un viaggio tra archeologia, storia, arte, tradizione, quello promosso a Palmi, nello scenario del Parco Archeologico dei Tauriani Antonio De Salvo, promosso dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Olus in collaborazione con il Comune di Palmi e il Movimento Culturale San Fantino. Il progetto è stato ideato da Maria Immacolata Dunia e Antonino Magazzù e coordinato da Maria Francesca Greco e Domenica Vivace. L'associazione ha un'esperienza ventennale in Campania nelle attività di ricerca e divulgazione scientifica, sia in ambito biologico-naturalistico che geoarcheologico, con progetti di studio, tutela e valorizzazione realizzati attraverso percorsi formativi, laboratori didattici, eventi e visite guidate. In occasione dell'inaugurazione della sede calabrese del Centro Studi sono stati proposti diversi eventi di promozione e divulgazione che hanno offerto al pubblico una miscela di linguaggi espressivi, dall'archeologia all'arte, dalla recitazione alla musica. Cerchiamo appunto nel nostro piccolo di recuperare anche qui un piccolo pezzettino di territorio, quindi del nostro sud, cercando di valorizzarlo, di appunto dargli la giusta importanza sia dal punto di vista ambientale che storico-archeologico. La referente della sede calabrese della Gaiola Olus, Maria Immacolata Dunia, sottolinea. Far convergere una comunione di intenti, quindi le istituzioni locali, le varie amministrazioni, per un'azione mirata sulla cultura e sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale. Quindi lavorare insieme, creare un modello ecosostenibile che sia anche riproducibile in altre parti della Calabria. Più che soddisfatto il primo cittadino di Palmi, Giuseppe Ranuccio. Un mix di storia, fede, religione e cultura che da un lato rappresenta la nostra storia, le nostre radici, ma senza dubbio rappresenta altresì il percorso, la strada da intraprendere per la crescita dei nostri territori. Su questo mix tra istituzioni, soprintendenza archeologica calabrese e mondo dell'associazionismo nella gestione di spazi pubblici, Salvatore Patamia, direttore generale calabrese del Ministero della Cultura, dice. È da qualche tempo un po' che la visione della gestione dei musei è cambiata, si è capito che il museo, l'area archeologica non può essere un luogo chiuso, gestito esclusivamente in modo quasi possessivo dallo Stato, e quindi benvengono queste iniziative di cooperazione fra amministrazione statale, comunale e associazionismo.